Euroregione News. Provincia di Udine, risparmiare o sprecare? Presidente Fontanini, questi risparmi economici della nuova gestione si stanno già concretando? E per quanto ancora l'agonia della provincia di Udine? È aprile 2018, quindi noi fino a quella data lì dobbiamo operare. Però c'è il problema che la regione ci sta boicottando, cioè ci sta tagliando tutte le funzioni che ci aveva affidato. Una per tutte, che era più delicata, l'edilizia scolastica, e controllati per verificare se sono antisismici, ed è un compito che la provincia è in grado di fare. Però se questa competenza viene divisa in 10 UTI, che sono quelle che compongono la provincia di Udine, rischiamo di fare dei pasticci inenarrabili. Si era detto che chiudendo le province si sarebbero risparmiati tantissimi soldi, invece i dipendenti provinciali sono diventati tutti dipendenti regionali, e questo implica un maggior costo perché hanno una mensilità in più. Noi abbiamo fatto i conteggi, sono 2 milioni di euro in più che la regione ogni anno spende perché ha voluto chiudere le province e trasferire il personale tutto in regione. Mi sembra che questa sia la presa in giro nei confronti dei cittadini, che speravano qualcosa di diverso, e cioè un vero risparmio. Dal Medio Friuli, per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.